Buongiorno a tutti amici sportivi, sono Sean, questo è Salt, il canale che tratta soprattutto di sport ma anche altri argomenti interessanti. Oggi sono di nuovo a Castello di Cisterna, ho raggiunto Elio, mio compagno di squadra del triathlon, ma Elio si trova qui con Gianfranco che è un suo amico e avversario nel triathlon, perché siete della stessa categoria, vero? Esattamente. Hai visto che ti ho portato? Senza presunzione, sia in Italia che in Europa e anche nel mondo, ora possiamo dire. Diciamo che io e Elio siamo sempre... Sempre sul podio, sì. Sempre da podio. Io ho fatto due volte vice mondiali, una volta l'anno scorso a Pontevedra e a Losanna. Dove ci porti oggi in bici? Oggi facciamo un vallonato, un posto gradevole dove poter godere del paesaggio e della compagnia. Previsione dei chilometri all'incirca? 6-0. Vabbè, tornerai morto. Gli anziani hanno preso il comando. Sempre c'è la prova olio cuore. Ci alleniamo di più. Nel tempo si sente l'odore della campagna e degli animali. Mi sembra di riconoscere l'odore di bufala. Questa è terra di mozzarella. Poco fa abbiamo sorpassato due fattorie. Una aveva contenuti tecnologici, aveva delle serre integrate con tetti per la produzione di energia fotovoltaica, mentre poco più in là abbiamo visto dei casolari di campagna diroccati, quindi tecnologia e mondo antico che convivono, tutto tra Pomigliano e Caserta. È partita la cronoscalata! Dovevamo scegliere tra il bellissimo paesaggio di Limatola e il centro di Sant'Agata. Allora Gianfranco, che non c'è mai stato, ha scelto Sant'Agata. Io mi pentirò di questa scelta perché il ritorno da Sant'Agata e in salita io sono già rimasto indietro. Purtroppo quando due accaniti triatleti cominciano a tirare non ce n'è per nessuno, compreso i più giovani e meno in forma. La bellezza di Sant'Agata ci accompagna sempre, anche se sulla salita i due mascalzoni sono scappati via e quindi ho pagato pegno. Chi arriva ultimo paga il caffè, queste sono le regole del gioco. Stiamo facendo un photoshoot tra Giovanni Desiderio, che è un acclamato fotografo di Sant'Agata, e Elio, che ha i suoi motivi per fare queste fotografie, e non diciamo altro. Elio ci ha tirato praticamente per tutta l'uscita instancabilmente, con rapporti più duri dei nostri, senza soffrirne minimamente. Eccoli, gli squali sono arrivati.